Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Buongiorno colleghi, anche quest'oggi mercoledì 10 ottobre 2016, sono le ore 7, 15 minuti e 20 secondi in questo istante, sempre puntualissimi, sempre con la radio dell'avvocatura, sempre da colleghi a colleghi. Uslo Web Radio, powered by infordata.net. Visit the website www.infordata.net. Infordata, your technology partner. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Trasmettiamo tramite i sistemi Teleskill da quel di Rovereto e chi vi saluta qui in Roma, la sede romana della radio, è Andrea Pontecorvo, ovviamente in collegamento con Lecce, con Giuseppe Gallo, il nostro Pino. Buongiorno Pino, buon mercoledì. Buongiorno Andrea, buongiorno ai nostri amici in ascolto, davvero un mercoledì decisamente invernale questo su Lecce. Mamma mia, anche qui a Roma ti assicuro, per chi usa il motorino, attenzione, copritevi bene perché mal di gola sempre in agguato con questo freschetto, anzi che no. E abbiamo anche un altro Salentino Doc, ma in quel di Vicenza. Buongiorno ad Angelo Marzo. Buongiorno a te, buongiorno a Pino e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Siete debolucci però, qui... No, non ci ammazza nessuno, ma proprio nessuno. Carissimo Pino, dacci indicazioni su quel che ci attende in questa splendida nuova giornata. Subito agli ordini. Intanto, come ormai di consueto, inizieremo la nostra puntata con i saluti, in questo caso i saluti del collega Antonio Labbate, che oltre ad augurarci un'ottima giornata, per così dire, farà un appello importante soprattutto per i giovani colleghi. Poi apriremo la pagina delle news e avremo il nostro direttore Andrea Finn con le news del giorno e infine la pagina relativa all'approfondimento. In questo caso andremo ad ascoltare un'importante testimonianza raccolta proprio nei pressi del Tribunale con Francesca Artemisia Severi in ordine ai ricorsi che si stanno presentando relativamente ai bandi di riqualificazione del personale amministrativo che è un altro ingranaggio importante dell'intero meccanismo giustizia. Ad Angelo per le pillole. Certo Pino, le pillole saranno in particolare alcune sotto il profilo sostanziale e processuale, in particolare sull'ADR di Paolo Fortunato Cuzzola e con la presenza della collega Giovanna Ruo per quanto riguarda il diritto di famiglia, e poi le restanti invece riguardano proprio l'attività telematica sia nel campo tributario Luca Sileni che nel campo dell'amministrazione digitale Giuseppe Vitrani e nel processo amministrativo telematico con Elia Barbugliani. Buon ascolto a tutti. Grazie infinite a Angelo, quindi una puntata interessante e densa di contenuti che andiamo immediatamente ad iniziare. La distanza raffredda il conflitto. Teleskill Mediazione Online è l'unico software italiano convenzionato con la Cassa Nazionale Forense, appositamente progettato per replicare telematicamente un incontro di mediazione tradizionale in modo semplice ed intuitivo. Potrai creare incontri ed accedere alla tua stanza privata di videoconferenza lasciando le parti e gli avvocati nei loro uffici o a casa, ovunque essi siano. Allora cosa aspetti? Inizia le tue mediazioni a distanza comodamente dalla poltrona del tuo studio. Teleskill Mediazione Online. Richiedi l'offerta riservata agli iscritti della Cassa Nazionale Forense e contattaci al numero 06 4543 8403 o scrivi a info@teleskill.net. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Non potrebbe essere una puntata di Sveglia di Avvocatura Live senza i consueti saluti dei colleghi in giro per l'Italia. E quest'oggi siamo con lo stimato e caro amico Antonio Labbate del Foro di Roma. Antonio, grazie per essere con noi su Uslo Web Radio.
Ciao Andrea, grazie a te, fammi salutare anzitutto le colleghe e i colleghi che ci ascoltano. Bravo. So che sono tantissimi. Bravo. Non so quanti siano andati a correre come me questa mattina a Villa Borghese, una giornata bella, ma siamo già tutti pronti per entrare in trincea in una nostra giornata lavorativa, via. Allora, fammiti presentare come si conviene. Innanzitutto Antonio è un componente di punta della Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ma soprattutto ottimo collega, stimato professionista, ma dicevo soprattutto un grandissimo sportivo, perché l'avete sentito, va a correre la mattina presto, ma attenzione, è un maratoneta di quelli seri. Dici Antonio. Guarda, allora ne approfitto perché il 12 novembre a Salerno il collega Alfonso Della Rocca ha organizzato il campionato nazionale forense di corsa all'interno del parco archeologico di Pestum. Bravo, e allora... Cari avvocati, correte. Sì, corriamo sempre. No, ascoltami, qui ci devi fare da inviato speciale, eh? Sarà fatto. Sei grande. Guardate, ricordo che il nostro amico Antonio addirittura ha una maratona di New York, si qualificò, diccelo te Antonio, 96esimo nel 2010. 96esimo in assoluto? In assoluto, se su, ecco. 44.000 per l'esattezza. Ragazzi, qui stiamo parlando di cose serie, eh? Mica di ginnastica la mattina, mezz'oretta così. Bravo Antonio. Senti, abbiamo annunziato anche che hai delle informazioni particolari per i colleghi. Visto che questo è un saluto energetico, dacci delle buone indicazioni, così come mi hai detto nel prepuntata. Allora, tu ricordavi la mia attività all'interno del COA, sì. E lunedì proprio lancio questo ulteriore spot, abbiamo un convegno sulle esecuzioni immobiliari, sì. Tra l'altro dopo diversi anni abbiamo rimesso insieme il presidente Vigorito, la dottoressa Soldi e il dottor Cottone, sì. E si parla di esecuzioni immobiliari perché, come hai detto tu, io mi occupo di esecuzioni immobiliari. In questo momento sto cercando dei praticanti abilitati e degli avvocati che mi vogliano aiutare in questa attività. Questo è importantissimo. Parliamo sempre della crisi della professione, di tutte le problematiche che obiettivamente ci sono e sono pure pesanti, e qui invece diamo un'ottima indicazione. Quindi chiunque volesse aderire all'appello di Antonio può scrivere tranquillamente a webradio@iuslo.it oppure trovare i recapiti di Antonio stesso sull'albo del Foro di Roma. Leggiamo, assolutamente sì, leggiamo tutti i giorni sui giornali che c'è questa massa di NPL da smaltire. Credo che il 2017 sarà l'anno delle esecuzioni immobiliari, e quindi è bene, da uomo sportivo, fare subito squadra e trovare una squadra all'altezza della situazione. Guarda, questo tuo annuncio è importantissimo per tutti noi, ci dà la carica giusta per iniziare come si conviene. Sappi che il 17 sarò in platea ad ascoltarti, e per intanto, caro Antonio, un caro saluto e una splendida giornata. Grazie a te Andrea, grazie a tutti voi, e a prestissimo, soprattutto sui campi sportivi e in tribunale. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. La distanza raffredda il conflitto. Teleskill Mediazione Online è l'unico software italiano convenzionato con la Cassa Nazionale Forense, appositamente progettato per replicare telematicamente un incontro di mediazione tradizionale in modo semplice ed intuitivo. Potrai creare incontri ed accedere alla tua stanza privata di videoconferenza lasciando le parti e gli avvocati nei loro uffici o a casa, ovunque essi siano. Allora cosa aspetti? Inizia le tue mediazioni a distanza comodamente dalla poltrona del tuo studio. Teleskill Mediazione Online. Richiedi l'offerta riservata agli iscritti della Cassa Nazionale Forense e contattaci al numero 06 4543 8403 o scrivi a info@teleskill.net. Svegliati avvocatura. E dopo i saluti energetici del nostro Antonio Labbate, a questo punto passiamo invece alle news professionali con il nostro direttore Andrea Fin. Buongiorno Andrea in quel di Verona. Andrea?
ci picchia, purtroppo non riesco a... Vediamo un attimino. Pino, ti ripasso la parola, vediamo se riusciamo a parlare con Andrea. Andrea Pontecorvo, proprio nei pressi del TAR Lazio. Come abbiamo sempre detto, la nostra è una radio che affronta a 360 gradi i problemi dell'intera giustizia. Grazie. E secondo noi anche gli amministrativisti e agli amministrativi, scusate, sono, come abbiamo detto prima, un ingranaggio importante dell'intero sistema. Ma vediamo, certo, se adesso siamo riusciti a ripristinare il collegamento per le news. Sì, dovremmo, vediamo se c'è Andrea Finn in quel di Verona. Andrea, ciao, buongiorno. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Perfetto, chiedo scusa per questo primo piccolo intoppo. Allora, andiamo con le news professionali. Che ci dici quest'oggi? Allora, le notizie di oggi non possono ovviamente prescindere da quello che è successo ieri, un'altra giornata attesa tra il Nazareno con il Premier Matteo Renzi, prima in viaggio a Trieste terremotati e poi in TV su Rai 3 a Politics. Tra l'altro ieri sera c'è stato un bellissimo incrocio su Rai 3, si poteva assistere all'intervento di Matteo Renzi, in contemporanea Crozza sulla 7 mimava le operazioni di Bersani di difesa del Fortino. Ok. Dunque, bisognava essere sintonizzati contemporaneamente su due reti, però insomma si poteva fare. Esattamente. Un incrocio che però dà veramente il polso della situazione. Allora, fino al 4 dicembre si parlerà di referendum, intanto la minoranza del PD non si fida di Renzi. Bersani annuncia che voterà no, ripete che il PD è casa sua. E Renzi, che da parte sua risponde: se la minoranza non si fida, voti pure no, gli italiani decidono in base alle idee, non alle correnti del PD. Dunque è guerra e continuerà ad esserlo sulla riforma costituzionale, sull'Italicum e su tutte quelle che sono le questioni che ci porteranno appunto al referendum. Renzi intanto rinvia la sfida interna del PD, o almeno tenta di farlo, tenta di smorzare i toni e rinvia la sfida al congresso del partito. Nel frattempo però si deve lavorare, perché entro il 31 dicembre c'è una manovra del bilancio dello Stato da approvare. Sarà una manovra rappresentata ieri Padoan in Senato, sarà una manovra da 24 miliardi e mezzo. 24 miliardi e mezzo, e ieri il ministro ha annunciato che all'interno di questa manovra sono previsti circa 3 miliardi per le politiche sociali, ci saranno delle misure nuove per un totale di 22 miliardi, quindi tanta carne al fuoco, un pacchetto sviluppo di circa 3,8 miliardi e ci dovrebbero essere nuovi tagli per la spesa, e qui viene da drizzare le orecchie, per altri 2 miliardi e mezzo. Oi, oi. In più ci dovrebbe essere, vediamo dove cadranno questi tagli, adesso bisognerà vedere poi nel concreto dove andranno, e in più ci dovrà essere la previsione di un bonus per i diciottenni. Comunque, in ogni caso, a partire da questo pomeriggio se ne parla in Senato, non ci sarà Renzi a presentarla in quanto impegnato altrove, poi sabato il Consiglio dei Ministri appunto si concentrerà sulla materia economica. Ok, perfetto. E quindi questa è la prima parte, ovviamente dovremo seguire attentamente soprattutto la parte dei tagli, che fa sempre paura, perché nonostante quanto si sia detto le scorse settimane, gli scorsi mesi, in forza delle rassicurazioni del ministro Orlando, soprattutto nel comparto giustizia, con investimenti invece più cospicui, più massicci. Esattamente. Vediamo. Nel frattempo si continua a parlare di unioni civili, si continua a parlare di temi legati alla famiglia, non solo e non tanto, perché Nicky Vendola e il suo compagno nel frattempo hanno ottenuto anche dalla Chiesa il battesimo del piccolo che avevano avuto in Canada, ma anche perché è stato bocciato dal Consiglio d'Europa il rapporto sulla maternità surrogata. Era fondamentalmente l'equivalente di un disegno di legge che viene presentato in Italia, in questo caso era stato presentato giustamente in Consiglio d'Europa,
avrebbe avuto bisogno di acquisire i 2/3 dei voti favorevoli per procedere con l'esame, invece sono stati 83 i voti negativi, 77 quelli positivi, 7 gli astenuti. Dunque è bocciato questo disegno di legge. Che cosa proponeva questo disegno di legge? Era un disegno di legge accompagnato da una relazione della ginecologa belga Petra de Sutter, che parlava appunto di diritti umani, problemi etici legati alla surrogacy, quindi alla surrogazione, alla possibilità di accedere ad una maternità anche di una terza persona con le note problematiche dell'utero in affitto e altre cose. Contro a questo disegno di legge hanno votato praticamente tutti i deputati italiani. A favore sono stati Nicoletti, Arrigoni, Giro e Kronbecker, gli altri tutti contro, con 5 Stelle, PD senza assolutamente distinzione di sorta. Sono state spaccate a metà, e questo è interessante vederlo perché significa che anche negli altri paesi c'è una coscienza che sta lavorando, ma non c'è ancora un'idea unica. Spaccata a metà anche la delegazione britannica e tedesca. Avevano votato in blocco invece in favore i belgi, gli olandesi, i portoghesi e i cecoslovacchi. Vabbè, diciamo che ancora... Scusami, prego. Giusto per fare solo una mappa geografica, sì, anche di quelli che sono questi temi, sui temi della famiglia. Vabbè, non è un tema ancora ben digerito, evidentemente, da quell'istituzione, quindi bisogna ancora lavorarci. Bene, e poi? E poi, oltre al Consiglio d'Europa, ieri ha parlato anche la Corte di Giustizia Europea, che ha sentenziato e ha condannato per l'ennesima volta l'Italia. Ma veramente? Assolutamente sì. Ma è uno scoop questo? Sì, il ministro Orlando e il ministero della giustizia, lo scoop purtroppo no, sì, stiamo facendo l'abitudine. Il ministro della giustizia e il ministero appunto hanno minimizzato, perché appunto si riferisce comunque a un caso del 2011 e comunque adesso l'Italia sarebbe praticamente in linea. Di cosa si tratta? Semplicemente per il fatto che in Italia nel 2011 non era assimilato il principio secondo il quale tutti i crimini violenti intenzionali devono dare accesso ad un indennizzo dopo il processo penale, quindi per l'assenza di misure, della possibilità di accedere a un indennizzo. È stata condannata l'Italia, il Ministero della Giustizia ribadisce che nel frattempo si è proceduto alle necessarie modifiche, è stato fatto un intervento proprio con la legge del 7 luglio del 2016, numero 122, che contiene appunto la disciplina per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti. Il Ministero sottolinea e conclude ricordando che si tratta ora di procedere ovviamente con l'applicazione di questa legge. Certo. E la cosa più interessante secondo me è il fatto che si invita ad applicare questa legge anche ai fatti criminosi commessi prima dell'entrata in vigore della stessa, appunto in forza di questa condanna che arriva dalla Corte di Giustizia Europea. E vedremo allora l'applicazione pratica anche di questo. Per intanto registriamo l'ennesima batosta sulla nostra giustizia. Va bene. E sarà proprio la riforma del processo penale al centro dell'incontro che si terrà il 24 ottobre. Tu ci andrai, Andrea? Guarda, faccio richiesta immediatamente, speriamo che qualcuno ci risponda. Che cosa succede? Che cosa succede il 24? E questo è importante, uè. Assolutamente sì, importante. Saresti l'unico avvocato, se ti accettassero, a essere presente. Ti spiego anche perché. Oggi mando le pecche, subito, sappiatelo. Allora, il 24 ottobre, intanto tutto rinviato al 24 ottobre, perché nel frattempo ci avrebbe dovuto essere una convocazione, cioè una conferenza di capigruppo. Piano, andiamo con ordine. Si sarebbe dovuto discutere dell'approvazione del decreto legge sulla giustizia in Senato. Sì. Il 14 ottobre si sarebbe dovuta riunire l'assemblea di ANM, è stata rinviata. Tutto rinviato il 24 ottobre perché? Perché il 24 ottobre si incontreranno Matteo Renzi, presidente del Consiglio, Andrea Orlando, ministro della giustizia, e Pier Camillo Davigo, rappresentante presidente di ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Come ti avevo preannunciato, a questo incontro non ci saranno, almeno per il momento, le voci degli avvocati. Senti, come interpreti questi rinvii di appuntamenti invece già calendarizzati e comunque già anche pubblicizzati sui media e anche da noi? Allora, diciamo che tutto questo va un po' in linea con quello che era stato annunciato proprio da Matteo Renzi, che aveva detto sulla giustizia non metteremo la fiducia, quindi c'è comunque una volontà di quantomeno aprirsi al dialogo con le forze in campo.
problema per quanto ci riguarda, soprattutto dopo Rimini, abbiamo capito che gli avvocati in questo caso ancora non riescono ad entrare in queste stanze, e però intanto nel frattempo si prende tempo, si cerca di vedere, si cerca di sistemare le cose. Vabbè. Anche qui dovremmo stare proprio sul pezzo, perché immagino che comunque anche proprio l'esito di Rimini è in forza di quanto lo stesso ministro Orlando ha riferito con un'interlocuzione ormai unitaria e quant'altro, vengano coinvolti ovviamente anche gli avvocati, ma insomma non voglio immaginare che ci sia un'azione che non tenda proprio a questo. Esatto, intanto sarà il 24 ottobre, ci sono ancora 15 giorni di tempo, 13, probabilmente, insomma, se si riuscisse sarebbe comunque importante. Quello che è importante è che nel frattempo, o comunque dopo il 24 ottobre, anche Youslow Web Radio ha ottenuto la possibilità di avere al proprio tavolo tutte le parti in campo. Ecco, questo è quel progetto di cui già abbiamo parlato. Il presidente Davigo, presidente di ANM, ha già dato la sua disponibilità, lo stesso ha fatto il presidente dell'Unione Camere Penali Italiane. Chiederemo ovviamente pari disponibilità anche al CNF, vediamo se comunque prima o dopo, sicuramente dopo, riusciremo anche noi a portarli tutti quanti intorno a un tavolo rotondo live. Esatto. Carissimo direttore, allora andata alla grande, se non hai ulteriori indicazioni allora noi proseguiremmo nella normale programmazione. Assolutamente sì, io vi do un augurio di buon proseguimento, una buona giornata e avanti così, avanti con Youslow Web Radio, la radio che parla da collega a collega. Esatto, grazie ad Andrea Finn collegato da Verona, ci sentiremo nelle prossime edizioni, un abbraccio, buona giornata. Buona giornata a tutti. Svegliati avvocatura. Bene, di nuovo in studio, sono le 7:36 minuti proprio precisi in questo istante e apriamo la pagina relativa all'approfondimento, la apriamo con una bella intervista raccolta, come abbiamo detto in presentazione, da Andrea Pontecorvo con Francesca Artemisia Severi in ordine ad un ricorso presentato dinanzi al TAR contro il cosiddetto bando di riqualificazione del personale amministrativo del Ministero della Giustizia. Proprio il 19 settembre, infatti, sono stati pubblicati sul sito del Ministero i bandi che aprono le procedure selettive per il passaggio da cancellieri ufficiali giudiziari al profilo di funzionario giudiziario e funzionario UNEP. Si tratta dell'articolo 21 quater del decreto legge 83/2015. Sono 1770 i posti resi complessivamente disponibili, di cui 1148 per il profilo di funzionario giudiziario e 622 per quello di funzionario UNEP. Ricordiamo che questo costituisce uno dei 12 punti guida per la riforma della giustizia annunziata da ministro Orlando. Allora, siamo in Viale Flaminia, proprio di fronte al TAR Lazio, alla sede del TAR Lazio, e abbiamo incontrato una nostra carissima amica Francesca Severi, cancelliere in quel del Tribunale di Arezzo, che stava qui per fare delle ricerche. Allora, ora introduciamo bene il tema. Francesca, innanzitutto grazie per essere presente con noi su Youslow Web Radio. Grazie a voi per questa opportunità che mi date. Io oggi sono in ferie in realtà, però ho utilizzato questa giornata appunto per ricercare dei documenti utili a me e ad altri colleghi, poiché appunto stiamo organizzando un ricorso per impugnare un bando per l'accesso alla qualifica di funzionario al quale appunto siamo ammessi noi cancellieri. Ecco, il ministro, ecco, iniziamo con inquadrando la vicenda. Allora, tu stai facendo questa ricerca documentale per poi presentare questo ricorso. Sì, tramite un avvocato, ovviamente un nostro avvocato di fiducia di Firenze, dove andremo appunto domani sera per inquadrare giuridicamente quelle che sono le nostre doglianze. Perfetto, scusami un secondo, allora bando riqualificazione nel quale voi siete coinvolte, ma inquadrami ancora di più la vicenda per cortesia. In pratica poi avete sentito
più volte gli interventi del ministro, fatto che finalmente, lui stesso dice, dopo 20 anni si sta procedendo appunto alle riqualificazioni del personale che lui stesso ritiene appunto meritorie, dopo anni, diciamo così, di abbandono, tra virgolette, se così possiamo dire. Quindi una cosa assolutamente positiva, sì, in linea generale. Di principio sì, in concreto, pur essendo io un cancelliere, però devo essere onesta, nel senso che devo dire che questa iniziativa legislativa è partita come iniziativa legislativa, che poi è sfociata in questo bando, in realtà riguarda solo noi cancellieri, in realtà poi non tutti, perché i posti messi a bando sono in realtà in tutto 1500, un migliaio di cancellieri e 500 diciamo ufficiali giudiziari, che sono di una qualifica paritaria alla nostra, che però si occupano, come sapete, insomma, di quegli altri aspetti. E dov'è allora il problema, Francesca? Il problema è che, innanzitutto, che ripeto, pur essendo io un cancelliere, obiettivamente sentir parlare alla televisione di riqualificazione di tutto il personale, quando in realtà questa operazione pertiene solo ad una qualifica, ovviamente in tutta onestà è giusto anche che l'opinione pubblica sappia che di riqualificazione di tutto il personale non si tratta. Poi diciamo che questo tipo di bando è legato ad un provvedimento legislativo dello scorso anno, attraverso appunto un emendamento inserito nella riforma fallimentare, che poi definito appunto 21 quater, quindi ha mantenuto questo, anche tra noi in gergo lo definiamo così, anche diciamo ironicamente, che nasce principalmente dal fatto che alcuni colleghi, in tutta sincerità io no, comunque molti miei colleghi, davanti al giudice del lavoro hanno intrapreso dei ricorsi in relazione alla nostra, diciamo così, situazione lavorativa, perché per semplificare, nel corso degli anni praticamente sono venute a creare un inquadramento nei nostri confronti che ci inserisce in un'area cosiddetta esecutiva, pur avendo noi la denominazione cancelliere. Poi c'è tra l'altro una circolare che attribuisce a noi tutte le mansioni del cancelliere, che poi in realtà sono spalmate fino all'area dei funzionari, cioè, quindi per dire in parole povere, noi svolgiamo le mansioni del funzionario da anni, ma in realtà non siamo inquadrati in quell'area. Ok, quindi quello che vediamo tutti quanti da avvocati quando frequentiamo tutti i nostri cosa uffici succede, giudiziari. Però per andare in sintesi, quindi questi colleghi impugnano questa norma contrattuale che prevede questo nostro inquadramento in area esecutiva e ci sono già sentenze che sono addirittura proprio già passate in giudicato, dove il giudice del lavoro dichiara nulle, diciamo, questi ambiti contrattuali e ordina all'amministrazione a procedere alle nostre riqualificazioni, di cancellieri. Alcune sentenze, non tutte? No, nel senso da un punto di vista temporale, no? Nel senso, okay. Perché non tutti i ricorsi sono stati contestuali, quindi diciamo nel corso degli anni man mano i colleghi hanno fatto ricorsi, alcuni in virtù del fatto che erano precedenti e altri invece sono in corso. Cosa fa l'amministrazione di fronte a queste condanne? Decide finalmente dopo 20 anni, credo forse molto anche per questo, di intervenire da un punto di vista legislativo appunto con questo, dicevo, questo emendamento, che è una sorta di emendamento dal loro punto di vista sanatoria, come per dire, con questo provvedimento che diciamo risponde all'ordine, no, del giudice di procedere alle nostre riqualificazioni, l'amministrazione intende definire quei procedimenti già diciamo passati in giudicato e quelli in corso. Ed effettivamente sana? No, no, perché in realtà noi siamo quasi 4.000, mentre anzi diciamo che il 21 quater come emendamento, che era quello diciamo fatto proprio dal partito insomma di maggioranza e che è stato approvato in commissione giustizia lo scorso anno, è un po' generico, tant'è vero che quando uscì da parte di molti, io in realtà che sono sempre non pessimista però diciamo più coi piedi per terra, già avevo notato che c'era qualcosa di anomalo e che forse non avrebbe appunto diciamo favorito tutti quanti. In concreto, comunque, nel novembre dello scorso anno, dopo una serie di riunioni, parlo di quelle famose riunioni a cui noi non andiamo ma di cui sappiamo tramite i sindacati, diciamo così, al ministero. E perché non andate? Perché io sono sincera, nonostante che sono attiva e partecipo a tutto, io non sono iscritta né a sindacati né associazioni né comitati, però nonostante io collaboro sempre e mi rendo attiva anche creando appunto gruppo Facebook, tipo quello lì insomma dove ci siamo conosciuti, che avevo chiuso Parliamo di Giustizia, che l'anno scorso prima dell'estate eravamo arrivati a 2.400 iscritti, poi ho avuto dei problemi familiari personali, ho dovuto lasciare, anzi avevo nominato anche te provvisoriamente come amministratore, poi ho capito che non era giusto, non era il momento, e adesso da poco, proprio per questa attività, l'ho ripreso, siamo più piccoli però con lo stesso entusiasmo. Quindi per tornare al fatto appunto che dicevo prima, praticamente questo emendamento quindi
viene inserito all'interno della legge fallimentare e ovviamente si attende all'emissione del bando, cioè la norma attuativa, e il bando appunto è uscito in questi giorni, anzi nelle more tra l'emendamento e l'attuale bando. A novembre, in una di queste riunioni, il ministro scopre le carte e fa sapere che in realtà purtroppo il piatto piange e che quindi in realtà nell'immediatezza solo 1500 potranno diciamo saranno i posti messi a bando, quindi restano fuori quanti? 3000 quasi, la cosiddetta panchina, noi insomma praticamente okay. Questa che vediamo. E poi all'esito di questo bando che succede? Aspetta, allora la panchina in realtà poi non è una panchina programmata, cioè del tipo chissà, vedremo, cioè loro si sono impegnati in questo bando che in 3 anni verremo tutti riassorbiti, ma in realtà è tutto del tutto ipotetico. Quindi per stringere, quindi che succede? Che ovviamente decidiamo appunto di impugnarlo, perché appunto in realtà di senatore non si tratta. Poi c'è un'altra cosa, che nel corso degli anni interviene nel 2009 la legge Brunetta, che ha stabilito dei vincoli per i passaggi cosiddetti alle aree superiori. Tra i tanti vincoli ha stabilito che, ammettiamo che appunto 1000 cancellieri dovessero accedere al profilo del funzionario, per permettere anche giustamente, no, ai giovani esterni di poter entrare, in contemporanea venisse bandito un concorso per semplificare, di 1000 cancellieri dall'esterno. Se non che l'amministrazione cosa fa? Mescola le carte. Siccome aveva questa emergenza proveniente dalle chiusure delle province o della Croce Rossa, eccetera, decide in questo provvedimento legislativo, però, che quindi essendo di pari grado con la legge Brunetta l'ha modificato senza nessuna irregolarità, cioè, decide praticamente di far sì che questo 50% non sia raffrontato al concorso, ma a quelli della mobilità. È ovvio che questa cosa è abbastanza anomala, perché appunto, tant'è vero che alcuni colleghi di qualifiche superiori appunto hanno pensato che ci sarebbero i profili per impugnarlo da un punto di vista, diciamo, costituzionale. Poi l'altra problematica è quella che riguarda tutti i colleghi, che praticamente in 20 anni noi siamo gli unici, anche rispetto ai nostri fratelli germani del DAP, cioè che non abbiamo mai avuto nessuna riqualificazione professionale, siamo rimasti con la stessa posizione economica, mentre quelli delle altre, compresi quelli che stanno entrando nella mobilità, hanno fatto 2 riqualificazioni, quindi arrivano come capi, diciamo, posizioni a cui noi avremmo aspirato e che purtroppo per inghippi vari non abbiamo. E quindi a questo punto abbiamo deciso appunto di impugnarlo, perché veramente noi poi lavoriamo in condizioni terribili, cioè io questo lo sappiamo perfettamente. Io per esempio provengo da Perugia, dalla quale sono fuggita, perché sono perugina, e dopo anni io provenivo da Torino, quindi sono, diciamo, la situazione lavorativa è molto complessa, perché ovviamente Perugia è l'imbuto tra virgolette dei procedimenti da Roma, quindi ovviamente è una piccola città, un piccolo tribunale che però raccoglie tutte le, diciamo, i procedimenti che provengono ai sensi dell'articolo 11, insomma, da Roma. Quindi ovviamente poi uno quando ha problemi familiari, situazioni, io mi sono appunto trasferita ad Arezzo dopo 10 anni, perché proprio lì sembra un paradosso, però magari è una situazione sempre complessa, ma sicuramente, insomma, più vivibile. Allora Francesca, i documenti sono stati recuperati, adesso parlerete con il collega. Sì, domani sera andremo dall'avvocato, ecco, con vari colleghi, e vedremo un po' se riusciremo a sbrogliare questa vicenda. E noi saremo sempre presenti con grazie. Te. Intanto ti ringraziamo per questa intervista e ripeto, anche tramite il tuo gruppo Facebook Parliamo di Giustizia, ti seguiremo e continueremo a seguirti anche nel proseguo. Un abbraccio. Grazie, grazie a voi, grazie a te. Svegliati Avvocatura. Sono le ore 7:47, ringraziamo il cancelliere Francesca Artemisia Severi e proseguiamo il nostro programma con una pillola, ascoltando Giovanna Maria Ruo, sulla Cassazione 19.599 del 2016, due madri e un figlio, il tempo di un jingle, e ascolteremo in diretta Giovanna Ruo. Uslov Web Radio, la voce dell'avvocatura. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare, migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Collega, l'ha fatta dagli avvocati per gli avvocati. Stai andando in tribunale per l'udienza e resti bloccato nel traffico? Hai un'emergenza dell'ultimo minuto e non sai come fare?
Con Collega, la prima applicazione per avvocati e praticanti, non sarà più un problema. Seleziona l'ufficio giudiziario, il giorno e l'ora, ed in pochi secondi otterrai un elenco di avvocati già disponibili. Niente più attese al telefono o colleghi irreperibili. Scarica gratis Collega, l'app fatta dagli avvocati per gli avvocati. Vai su www.collegaonline.it. Uslove Web Radio, la voce dell'avvocatura. La voce dell'avvocatura, Uslove Web Radio, da colleghi a colleghi, e come dicevamo siamo in diretta con Maria Giovanna Ruo. Ciao Maria Giovanna, buon mercoledì. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, qui si tratta, come ci ha anticipato il caro amico Angelo Marzo, della cosiddetta sentenza due mamme. Sì, 195999 del 29 settembre 2016. La vicenda riguarda due donne coniugate in Spagna e loro figlio. Una delle due, madre A, ha partorito il bambino perché ha portato avanti la gravidanza. L'altra, madre B, ha donato gli ovuli necessari per il concepimento. Sì. Entrambe hanno chiesto la trascrizione dell'atto di nascita formato in Spagna in Italia. Viene negata dall'ufficiale di Stato civile per ragione di ordine pubblico. Dopo le donne ricorrono al Tribunale di Torino, ma anche il Tribunale di Torino rigetta la loro domanda per motivi di ordine pubblico internazionale. Diversamente la Corte di Appello di Torino, la quale invece accoglie la loro domanda e ordina la trascrizione dell'atto di nascita. Ricorrono verso questa sentenza il procuratore generale presso la Corte di Appello di Torino e anche il Ministero dell'Interno. Il primo denuncia violazione e falsa applicazione articolo 18 del DPR, sempre per motivi di ordine pubblico internazionale. E il secondo richiama anche i principi cardine della legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa. E la Corte di Cassazione invece conferma la sentenza della Corte d'Appello attraverso una complessa motivazione che cerchiamo di non banalizzare, ma di ricordare nei suoi punti principali. Storicizza il concetto di ordine pubblico internazionale, cioè dice che l'ordine pubblico internazionale può essere affermato dal giudice solo quando c'è incompatibilità della norma straniera, se questa confligge con quegli stessi principi che vieterebbero al legislatore ordinario di introdurre analoga norma nell'ordinamento interno. Cioè non se c'è una norma interna di pari rango, ma se c'è un principio costituzionale di diritti fondamentali. E afferma un principio di diritto in base al quale il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto Stato civile straniero, i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare non già se l'atto straniero applica una disciplina della materia conforme o difforme rispetto a uno o più norme interne, ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. Da qui ecco, era questo, perché a questo punto ovviamente si apre tutto uno scenario diverso anche nella materia che stiamo trattando. Assolutamente sì, infatti questa sentenza che va molto riflettuta apre una serie di scenari diversi. La sentenza dice qual è il principio di ordine pubblico, scusate, il diritto fondamentale, il principio di fondamentale che viene sarebbe violato, è quello del the best interest of the child, che è stato costituzionalizzato da plurime sentenze della Consulta, dalla Corte di Cassazione, richiamato dalla Corte di Cassazione stessa, inserito nel nostro ordinamento esplicitamente dalla normativa sovranazionale. Ce lo ripeti questo concetto, perdonami? Sì, quello del the best interest of the child. Esatto, l'interesse del minore, punto. No? Sì, l'interesse del minore vuol dire che quando bisogna, che va priorizzata la tutela dei diritti del minore in quanto soggetto vulnerabile, il cui miglior sviluppo va garantito ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, detto veramente al fine di banalizzarlo. Allora, quali sono i diritti del minore che, qualora non venisse trascritta la sentenza, verrebbero negati? Prima di tutto il diritto all'identità,
La Corte di Cassazione ci ricorda che esiste un principio di identità sociale, un principio di identità genetica, che in questo caso verrebbero violati, cioè il bambino ha un'identità sociale forte collegata alla genitorialità di queste due madri, ha una identità genetica che è delegata alla donazione degli ovociti fatta dalla mamma che chiede, che ha particolare interesse anche l'altro, ovviamente, ma ha particolare interesse alla trascrizione. Bene. Ci sono altri aspetti però che la Corte considera, e considera anche il principio di responsabilità genitoriale, cioè dice quando c'è un progetto genitoriale molto forte e voluto che è portato avanti, negarne poi il riconoscimento una volta che si è instaurato vorrebbe dire andare contro l'interesse del minore. E riconosce la famiglia lì si ritorna, sempre lì si ritorna, quindi okay. Sempre lì si ritorna, anche se la Corte di Cassazione dice no, richiamandoci tra l'altro la Corte di Strasburgo ci dice attenzione, non è che l'interesse minore sia un principio tiranno che prevale su tutti, ma in questo caso non ci sono principi pari ordinati che sarebbero in contrasto con questo, in certo. Questo caso specifico. Ed è supportato anche dal progetto di famiglia, comunque concetto ovviamente allargato, forte dei soggetti che hanno dato il via a questa procedura. Sì, è certamente il progetto di genitorialità accompagnato al forte principio di responsabilità, peraltro consacrato proprio nella legge 40-2004, no? Che vieta il disconoscimento, certo, o l'impugnazione per difetto di veridicità dopo che c'è stata la PMA eterologa, anche quando questa era vietata. E quindi c'è un principio di responsabilità. Ci sono però altre tematiche, altri problemi che in un qualche modo emergono da questa sentenza. Ma attenzione, non ce li dire tutti adesso, sennò poi le future pillole no, dacci un'indicazione telegrafica, Maria Giovanna, grazie. L'indicazione telegrafica è, per esempio, un caso di maternità surrogata, segmentando il concetto di genitorialità, noi potremmo arrivare a avere 5 genitori. Ecco. La madre che certo, porta avanti la gravidanza, la madre donatrice d'ovocita, il padre donatore di gameti, i due committenti, e qui a questo punto dobbiamo chiederci se la genitorialità plurima in che modo sia nell'interesse del minore, se e in che modo, non l'escludo a priori, però certamente bisogna chiederselo, non si può disinvoltamente omettere questo problema. Quindi se da una parte chiarisce determinati concetti, questa sentenza oggi da te commentata evidentemente ne apre di altri che dovranno essere affrontati, eh? Sì, anche il tema della conoscibilità dei genitori, già introdotto dalla sentenza Godelli contro Italia della Corte Edo e della Corte Costituzionale 278-2013, abbiamo un progetto di legge, se non sbaglio, fermo in questo momento in Parlamento, ma se io ho diritto a conoscere le mie origini quando la madre non ha voluto essere nominata, non ho diritto altrettanto quando la madre era surrogata, e non ho diritto altrettanto nei confronti del donatore di gameti, cioè siamo in un momento in cui tutti questi principi devono ritrovare una loro collocazione, perché non il principio è uno. Se sussiste questo diritto dovrebbe esserci, e occorre che ci interroghiamo su tutto questo. E noi ti seguiremo anche negli eventi che stai organizzando come associazione. Domani cominciamo il nostro congresso proprio su tutte queste nuove tematiche, proprio per interrogarci con pacatezza, scientificamente, ed avvocati, perfetto, cioè da coloro che raccolgono la domanda di giustizia. Siamo i primi, spesso dimenticati, si parla di sentenze innovative, per carità, ma se non ci fossero degli avvocati coraggiosi evidente, che si interrogano e portano avanti i diritti delle persone, onestamente sarebbe difficile che un giudice si potesse pronunciare. Brava Maria Giovanna, mi è piaciuto anche questa, oltre al contenuto che hai dato alla tua pillola, anche questa riflessione veramente importante. E con te torneremo la prossima settimana, sempre con le pillole in diretta, sempre in materia di diritto di famiglia.
Benissimo, noi domani siamo su nuove relazioni, nuovi avvocati tra Europa e Mediterraneo a confrontarci a Cassino per 3 giorni. Ti seguiremo anche perché, prossima. Guarda che lo registriamo, non mi scappi. Benissimo, molto volentieri, speriamo di poter fare un buon servizio. E lo manderemo, in uno speciale pomeridiano in versione integrale. Maria Giovanna Ruo su YouSlow Web Radio, grazie e buon mercoledì a te. Ciao, grazie, grazie a voi, a presto. Ciao. Ciao. YouSlow Web Radio, la voce dell'avvocatura. Prendi tu. Sì, sì. Sono le ore 7:59. Allora, lo studio del diritto è sporco e basato sulla rete di guadagno, perché il suo fine ultimo è il diritto. E allora con la mediazione potremmo chiaramente finire la storia dell'avversarietà. Con Paolo Fortunato Cuzzola, storie di ADR. Buongiorno colleghi, oggi per la pubblica titolo di ADR commenteremo la sentenza del Tribunale di Verona, estensore dottor Varcari, del 7 luglio del 2016, con il quale è stato stabilito il seguente principio, ovvero l'istanza con la quale viene avviata una procedura di mediazione demandata dal giudice deve contenere l'indicazione di tutti i titoli azionati nella corrispondente causa. La mancata specificazione conduce alla improcedibilità delle relative domande che può essere rilevata d'ufficio anche dopo la prima udienza. Il Tribunale Veronese si pronunzia ancora una volta sul delicato tema della mediazione demandata, facendo particolare riferimento all'oggetto nonché al contenuto dell'istanza di mediazione, la quale deve riprendere tutti i titoli azionati in corso di giudizio, non essendo invece sufficiente che la procedura conciliativa riguardi soltanto alcuni di questi. Il caso prende le mosse da una complessa controversia in materia bancaria, nella quale la parte attrice chiedeva alla banca convenuta la restituzione di somme indebitamente incassate nel corso di un rapporto di conto corrente, lamentando inoltre l'applicazione di interessi passivi superiori al tasso soglia nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Il cliente proponeva infine domanda di inibitoria dalla segnalazione alla centrale dei rischi con la conseguenza richiesta risarcitoria. Il giudicante, dopo aver disposto la mediazione ex articolo 5,2 del decreto legislativo 28 del 2010, dichiarava improcedibile l'improcedibilità delle domande per il mancato espletamento della procedura della mediazione demandata, ciò in quanto dall'istanza di mediazione non venivano individuate tutte le ragioni sottostanti alle diverse domande svolte in giudizio. La pronuncia in esame si discosta nettamente dall'orientamento del Tribunale di Pavia che con la sentenza datata 6 luglio 2016 del dottor Marzocchi ha rilevato come l'informalità della mediazione riguardi anche l'informalità nell'indicazione dell'oggetto della mediazione nel modulo di avvio della procedura, specie in quelle demandate, nelle quali l'oggetto, ove non chiaramente espresso, non può che corrispondere a quello del giudizio. Con questo è tutto, ci risentiamo alla prossima settimana e buon lavoro. Svegliati di avvocatura. Sono le ore 8:01 e abbiamo finito gli approfondimenti o comunque le pillole sulla parte sostanziale e processuale. Invece ci avventuriamo sull'aspetto tecnologico che è assai rilevante anche per noi, vero Pino? Eh sì, dici bene Angelo, perché ormai diventa sempre più parte integrante della nostra vita professionale e noi lo facciamo andando ad ascoltare un importante contributo del nostro amico Giuseppe Vitrani. Il nuovo CAD, il codice dell'amministrazione digitale, è finalmente realtà dopo l'approvazione del decreto legislativo di fine agosto. In effetti una buona notizia che la nostra radio ha immediatamente diffuso con vari approfondimenti. Molto importanti sono le novità intervenute e tra le tante proprio quelle relative al valore probatorio del documento informatico, dell'articolo 21 del CAD e di altro. Adesso ci parlerà il nostro Giuseppe Vitrani. Cari amici, il nuovo codice dell'amministrazione digitale prevede alcune novità in materia di documento informatico e firme elettroniche. In particolare, il nuovo articolo 21 prevede al primo comma che il documento informatico cui è apposta una firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e, sul piano probatorio, è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. A fronte di tale prescrizione, rimane però immutata la necessità di far ricorso alla firma qualificata o digitale per i contratti di cui
all'articolo 1350, numeri da 1 a 12 del codice civile, e la possibilità di utilizzare anche la firma elettronica avanzata per quegli atti previsti dall'articolo 1350, numero 13. Analogamente, non ha subito modifiche il secondo comma dell'articolo 21 del CAD, laddove si prevede che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche, ha l'efficacia prevista di cui all'articolo 2702 del codice. Ecco, a fronte di tale quadro normativo, la domanda che ci si pone è legata al valore giuridico della firma elettronica semplice, di questa nuova forma di firma elettronica semplice di quell'articolo 21, perché apposta a un documento informatico. Il problema è che tale firma non gode dell'equiparazione alla scrittura privata di quell'articolo 2702. Il documento informatico così formato e la firma non sono utilizzabili per la conclusione di contratti formali di quell'articolo 1350 del codice, che come visto richiedono l'utilizzo della firma digitale o della firma qualificata. Non si conferiscono particolari vantaggi da un punto di vista probatorio, visto che rimane ferma la libera valutazione da parte del giudice. Ecco, si pone quindi un problema pratico di concreta utilizzabilità della definizione di quell'articolo 21, che in effetti pare limitata ai soli casi in cui la firma debba assolvere la funzione di carattere prettamente informativo e non dunque ha un'efficacia sua sostanziale. In tal senso se ne potrebbe utilizzare un utilizzo nell'ambito dei contratti con il consumatore, per esempio ai fini di quell'articolo 49 del codice del consumo, ove si prevede che per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il professionista fornisce al consumatore le informazioni di quell'articolo 49,1 su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Bene, non pare azzardato ipotizzare che con l'accordo del consumatore il supporto cartaceo possa essere sostituito da documento informatico assistito da firma elettronica semplice. Uslop Web Radio, la voce dell'avvocatura. Sono le ore 8:05 e ringraziamo Paolo Fortunato Cuzzola e continuiamo le nostre pillole. Scusate, Giuseppe Vitrani, volevo dire, bisogna tassare le frasi, diminuirò le tasse. E sul tributario qualche cosa possiamo sentire, vero Pino? Sì, Angelo, è la volta adesso di una pillola sul processo tributario telematico. Come sappiamo, il tributario telematico si è allargato a partire dal giugno del 2016, ha interessato anche le regioni di Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Veneto, oltre alla Toscana e all'Umbria, nella quale già era effettivo. Luca Sileni, un altro nostro grande amico, un altro grande amico della nostra radio, affronta nel suo contributo la tematica del deposito nell'ambito del processo tributario telematico. Un saluto a tutti gli amici di USLU Web Radio e un ringraziamento a Andrea Pontecorvo e a tutta la redazione per questo spazio che mi viene concesso. Anche oggi ci occuperemo di processo tributario telematico. Riprendendo un po' le fila del nostro precedente intervento, parleremo oggi del deposito. Non si tratterà di un unico intervento, sicuramente torneremo sull'argomento perché si tratta in realtà di qualcosa di estremamente complesso. Come abbiamo avuto modo di anticipare in un precedente nella nostra precedente chiacchierata, sempre qui sulle frequenze di USLU Web Radio, abbiamo sottolineato come questo procedimento sia in realtà estremamente diverso rispetto al processo civile telematico e rispetto al processo amministrativo telematico. Da un lato, proprio per quanto riguarda il ricorso e la notificazione del ricorso, e questo lo abbiamo già detto, non dovremo riferirci alla legge 5394 per la notificazione in proprio via PEC del ricorso all'ente impositore. Ma detto questo, in un successivo momento dovremo comunque provvedere al deposito telematico. Deposito telematico che non avverrà con un redattore che creerà una busta per l'invio all'amministrazione di riferimento, che in questo caso quindi non è il Ministero di Giustizia ma il Ministero delle Finanze. Ma avverrà tramite un upload diretto su un portale, il CGT, cioè il portale della giustizia tributaria, che permetterà l'accesso ai fascicoli già inseriti all'interno delle procedure
all'interno dei registri, scusatemi, delle commissioni tributarie provinciali e regionali, e permetterà la trasmissione dei documenti. Questa trasmissione appunto non avverrà tramite un unico file crittografato che rappresenta la busta telematica, ma avverrà singolarmente per ogni documento che verrà trasmesso assieme al ricorso principale. Assieme al ricorso principale, logicamente, dovremo sicuramente allegare, oltre alla documentazione probatoria, la procura alle liti, il pagamento del contributo unificato telematico e le ricevute della notificazione di APEC, quindi la ricevuta di avvenuta consegna e la ricevuta di accettazione delle mail. Questi documenti dovranno singolarmente non superare i 5 megabyte. Quindi questa è la dimensione esclusiva prevista dal Ministero come limite massimo per l'invio telematico. Non abbiamo più quindi un limite di 30 megabyte per tutta la busta telematica nella sua globalità, ma abbiamo un limite per ogni singolo documento, che è di 5 megabyte. I documenti dovranno avere caratteristiche particolari, molto diverse in realtà dal processo civile telematico a cui magari molti di noi sono abituati. Innanzitutto il ricorso principale dovrà essere esclusivamente in PDF/A, in realtà in PDF/A1A o /A1B, questo dicono le specifiche tecniche del MEF, e quindi non un PDF classico come quello a cui siamo stati abituati nel processo civile telematico, dovrà avere poi in realtà caratteristiche simili a quelli del PCT, ossia non essere scansionato, permettere la selezione, quindi la copia all'interno, il solito copia e incolla, e la stampa del documento, quindi non ci devono essere restrizioni di questo tipo, e non devono essere presenti elementi attivi come macro e campi variabili, lo stesso previsto in realtà per il processo civile telematico. Per gli allegati, oltre al PDF, potrà essere utilizzato il TIFF come formato di file appunto per l'allegato. Avremo in realtà modo di riparlarne in successivi interventi, però sembra esserci ad oggi un vuoto normativo, perché tra i formati previsti per gli allegati non ci sono purtroppo formati di tipo email, cioè formati di tipo EML o MSG, benché la normativa richieda espressamente il deposito delle ricevute di PEC. Si tratta a tutti gli effetti di un vuoto, di una dimenticanza. Ulteriore caratteristica peculiare di questo nuovo strumento per il deposito telematico nell'ambito del processo tributario è la sottoscrizione, ossia tutti i documenti dovranno essere sottoscritti e non solo il ricorso principale. La sottoscrizione dovrà avvenire esclusivamente con il formato CADES-BES e quindi in P7M. Non è ammessa la sottoscrizione in PADES-BES, sottoscrizione ammessa invece nel processo civile telematico e nel processo amministrativo telematico. In futuri interventi quindi avrò modo di analizzare ancora più a fondo quelle che sono le modalità di deposito. Per adesso saluto Uslow Web Radio, la redazione, Andrea Pontecorvo per lo spazio dedicato. Uslow Web Radio, la voce dell'avvocatura. L'Italia è un paese complesso e meraviglioso, ma fare impresa è sempre più un'impresa. Per questo da quasi 40 anni lavoriamo per semplificare la vita alle aziende e ai professionisti, creando software gestionali costantemente aggiornati e in grado di adattarsi ad una realtà così difficile e in continuo mutamento come la nostra. Metteteci alla prova, chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, Sistemi, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e migliorare, perché solo insieme sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. Collega, l'app fatta dagli avvocati per gli avvocati. Quanto tempo impieghi per trovare un avvocato che possa sostituirti in udienza oppure che possa compiere delle attività di cancelleria in un altro foro? Con Collega, la prima applicazione per avvocati e praticanti, non sarà più un problema. Seleziona l'ufficio giudiziario, il giorno e l'ora ed in pochi secondi otterrai un elenco di avvocati già disponibili. Niente più attese al telefono o colleghi irreperibili. Scarica gratis Collega, l'app fatta dagli avvocati per gli avvocati. Vai su www.collegaonline.it.
Svegliati Avvocatura. Bene, eccoci di nuovo qui in studio, sono le 8 e 13 minuti proprio in questo istante, siamo giunti quasi al termine anche di questa nostra odierna puntata, lo facciamo con la pillola di Elia Barbugliani in tema di PAT, la sperimentazione del processo amministrativo telematico che come sappiamo avrà il suo start dal 10 ottobre fino al 30 novembre del 2016, quantunque questo, il mancato deposito cioè telematico, potrà non avere effetti sulla validità del procedimento. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, oggi parliamo di processo amministrativo telematico perché il 10 ottobre è partita la nuova sperimentazione massiva, sperimentazione che riguarda tutti i ricorsi introdotti a partire dal 10 ottobre fino alla data del 30 novembre 2016. Quindi in questi due mesi ci potremo dilettare con l'utilizzo dei nuovi moduli di deposito del ricorso. Che cosa prevede questa sperimentazione? È uscita la circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa che introduce, diciamo, le istruzioni operative, quelle più analitiche rispetto a quelle già pubblicate sul sito della giustizia amministrativa. Allora, innanzitutto, ai fini della tempestività del deposito vale sempre, continuo a fare riferimento, la data del deposito cartaceo, quindi una volta depositato presso la segreteria del TAR sarà necessario entro due giorni, questa è la notizia che ci viene data dalle istruzioni operative, entro due giorni bisognerà effettuare il deposito telematico. Deposito telematico attraverso il modulo di deposito ricorso che è già presente nel sito della giustizia amministrativa. Quindi al momento del deposito cartaceo verrà assegnato non il numero di ARG ma un numero di protocollo denominato AGID, mentre il numero di ARG verrà assegnato una volta perfezionato il deposito telematico. Tuttavia anche a partire dal 1 gennaio 2017 la data del deposito cartaceo continuerà a essere presente sul sito della giustizia amministrativa per poter permettere anche nei prossimi anni di controllare la data effettiva di deposito del ricorso. Che cosa succede se entro i due giorni l'avvocato non effettua il deposito telematico? Assolutamente niente, cioè le istruzioni operative in questo ci tranquillizzano, in quanto passati due giorni sarà la cancelleria che automaticamente andrà ad assegnare il numero di RG. Una questione invece più delicata, in questi due giorni molti avvocati in questo hanno avuto qualche dubbio, è la modalità di compilazione, di allegazione del ricorso al modulo deposito ricorso. Ebbene, nell'atto principale andrà inserito il documento informatico, quindi nativo digitale, il PDF, per capirci Word trasformato, salva con nome PDF e non la scansione. La scansione del ricorso notificato, depositato, andrà depositata all'interno dell'apposito campo della notifica. A questo punto sarà necessario all'interno dell'elenco documenti andare a inserire un'attestazione di conformità. Questa attestazione di conformità, ai sensi dell'articolo 22,2 del CAD, dovrà asseverare la conformità e della procura e della scansione, cioè della copia per immagine, del ricorso depositato. In questo caso sarà necessario, ai noi, andare a inserire nell'asseverazione di conformità anche l'ASH. Obbligo invece che non è previsto se l'avvocato decida di andare a inserire l'asseverazione di conformità non su un foglio separato ma all'interno dello stesso documento mediante la posizione di una casella di testo utilizzando la funzione di Adobe Reader. Per oggi è tutto, per le prossime problematiche della sperimentazione del PAT vi do appuntamento ad una nuova puntata di Amministrativo in 120 secondi. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E dunque siamo veramente alla conclusione di questa nostra puntata di mercoledì 12 ottobre, sono le 8 e 17 minuti esatti proprio in questo istante. Prima di salutarvi vi ricordo il nostro consueto appuntamento pomeridiano con l'ex talk show di Alessandro Palombo. Da Pino Gallo è veramente tutto per oggi, buona giornata e buona udienza. Sì, io volevo ricordare intanto che Elia Barbugliani è titolare di un blog
Att, il primo blog dedicato al processo amministrativo telematico, il più aggiornato per il momento. Poi volevo, prima di salutarvi, ricordarvi invece che domani riprenderà lo speciale condominio e manderemo in onda un convegno che si è tenuto a Mesagne il 7 ottobre, Vita in condominio, reati e responsabilità, in collaborazione fra l'AIGA di Brindisi e Alac Lecce. Non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona giornata, un saluto a Pino, ad Andrea e a tutti i radioascoltatori. Grazie, grazie davvero Pino e grazie davvero Angelo. Mi riprendo esattamente quello che tu hai detto del blog di Elia Barbugliani. Ricordo che lo potrete trovare all'indirizzo www.processoamministrativotelematico.wordpress.com, ma lo ricorderemo anche sui nostri social. Quindi tanti appuntamenti anche questo pomeriggio, l'Ex Talk Show domani pomeriggio con Alac e un convegno registrato, ma soprattutto domani sempre con Svegliati Avvocatura, sempre alle 7:15. Quindi anche da me, colleghi, in questo mercoledì alle ore 8:19 non mi resta che augurarvi una splendida giornata lavorativa e ottime udienze a tutte voi. Noi ci sentiamo alle 7:15 di domani. Uslo Web Radio 331 3097 852, www.webradio.uslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi. E le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.